un sito internet che è www.antoniobertoncello.it, dove potete trovare il programma per i prossimi 5 anni e tutte le informazioni utili sia sulle modalità di voto e tutto quello che vi può interessare, www.antoniobertoncello.it. Ora è il momento dell'onorevole Massimo Donadi, capogruppo alla Camera per l'Italia dei Valori. Competizione sostiene con grande forza, con grande convinzione la rielezione di Antonio Bertoncello, perché è stato un bravo sindaco, ha amministrato bene, vicino ai cittadini, con lealtà, con correttezza, con trasparenza, con onestà. E questi sono i valori che fanno bella la politica, che fanno grande e nobile la politica. E questi sono i valori che noi ritroviamo nella sua candidatura. E poi siamo convinti che anche da queste elezioni di Portogallo, dalla sfida difficile certo, ma che per questo non ci deve vedere meno agguerriti per le elezioni regionali del Veneto, insomma da questa tornata elettorale importante deve venire un segnale da tutto il Paese che invochi il cambiamento. Non perché ci sia una parte della politica, a noi poi ce lo dicono tutti i giorni, visceralmente anticorruzioniana, poi noi ne siamo anche orgogliosi, se devo dire la verità, ma perché dobbiamo veramente cominciare ad aprire gli occhi che siamo amministrati da 2 anni dal peggior governo che l'Italia ha avuto negli ultimi 100 anni. Anzi, ma ve l'ho ricordato un mese fa, dicevano l'Italia, ci dicono tutte le statistiche, è il paese che uscirà per primo e meglio di tutti dalla crisi economica. È passato un mese e si è visto già, perché questo dicono gli ultimi dati, che siamo quelli che ne usciranno per ultimi e peggio. Ma tutto questo è possibile, perché ha ragione Gianfranco Pettin, qui non viviamo più in un paese che dicono, dobbiamo saperlo, perché in un paese dove questo signore ha 2-3 televisioni nazionali e nelle altre 3 ha nominato 11 direttori editoriali, cioè quelli che fanno l'informazione della RAI su 12, ma cosa volete che resti della vita informazione? La crisi economica c'è stata poco, ma poi c'è la vita reale, c'è la vita di tutti i giorni e la gente vede le aziende che chiudono, vede gli amici, i parenti, i figli che perdono il posto di lavoro, vede che per la prima volta dopo 50 anni in questo paese i propri figli non hanno le stesse speranze, le stesse opportunità, le stesse chance per il futuro, sempre migliori, sempre più alte che hanno avuto loro, hanno avuto i loro genitori prima di loro. È un paese che si sta impoverendo, che sta perdendo occasioni, che non lavora per costruirsi un futuro, lavora soltanto perché guardate che questa è l'unica cosa che stiamo facendo da 1 anno in Parlamento, per tenere Berlusconi fuori dalla galera. Questa è l'unica cosa che facciamo. Ne hanno in questo momento 4 contemporaneamente di leggi che servono solo a Berlusconi per non andare davanti al giudice. E hanno avuto prima il lodo Alfano, adesso c'è il lodo Alfano bis, la vendetta, e c'è il legittimo impedimento, e c'è il processo breve. Se ne inventano una al giorno, e per il resto il Parlamento non lavora. Perché appena Ghedini si ritira 5 minuti per preparare la prossima legge, il Parlamento si ferma, non si fa più niente. All'inizio di questa legislatura aveva detto lavoreremo 5 giorni alla settimana, lavoriamo 1,5 giorni quando va bene, ma perché quando non arrivano le leggi dal governo e il governo le sta facendo solo in questa materia qui, il Parlamento è paralizzato. Se domani mattina chiudessero con le chiavi il portone d'ingresso di Montecitorio, è triste dirlo, ma non se ne accorgerebbe nessuno in questo paese, perché ormai fanno solo decreti legge che fa il governo, noi li ratifichiamo e vanno avanti così. Ma sui problemi veri del paese, sulle imprese, piccole, piccolissime, medie, attività commerciali, artigianato, la piccola impresa che è tessuto in questa regione e che improvvisamente si è trovata 50 metri sotto acqua, in apnea, senza più commesse, senza riuscire a farsi pagare i crediti dei propri fornitori, dei propri clienti,
senza riuscire più ad avere credito dalle banche. Non hanno fatto niente, li hanno lasciati lì a morire di nebbia. Verso il lavoro, solo in questo primo anno di crisi abbiamo perso 500.000 posti di lavoro, ma quasi 1 milione può essere a rischio nel 2010. Non hanno fatto niente. In queste settimane sta per scadere il primo anno di cassa integrazione, ma la cassa integrazione dura 52 settimane, finite quelle, basta, la cassa integrazione è finita, e se l'azienda non si è ripresa, il lavoratore esce dal mercato del lavoro e non sa più se, come e quando rientrerà. Ma non c'è stata attenzione per questo, non c'è stata attenzione per le imprese, gli unici soldi che avevano li hanno messi per fare i famosi tramonti bond per le banche, che poi alla fine nemmeno le hanno volute, ma non le hanno volute per un motivo ben preciso, perché se anche c'è la crisi, comunque, nel corso del 2009 la borsa ha ricominciato a crescere, è cresciuta di circa l'80%, e per le banche, per chi ha i soldi, per le grandi istituzioni finanziarie, è stato molto più comodo reinvestire i loro soldi in banca, nelle speculazioni finanziarie, che non darle alle imprese. Anche perché sulle speculazioni finanziarie pagano poco più del 10% di tasse. Allora noi diciamo che in questo paese ci vuole più impresa e meno finanza, perché c'è un'economia di carta che si sta mangiando l'economia reale giorno dopo giorno, perché chiunque fa impresa, sia artigiano, commerciante o piccolo imprenditore, paga più del 50% di tasse. La banca che guadagna 1 miliardo in un giorno in una speculazione finanziaria paga il 10% di tasse. Ma anche qui questo governo mente quando continua a dire abbiamo messo 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, ma non è vero. Primo, perché sono soldi che hanno preso quasi tutti alle regioni, quindi non ce li hanno nemmeno messi loro. E in secondo luogo, perché bisogna smascherare questa bugia, i soldi degli ammortizzatori sociali non sono soldi del governo, sono soldi delle imprese e dei lavoratori che pagano una tassa superiore all'1% all'anno. Hanno prodotto 10 miliardi di euro di utili, nel senso che lavoratori e imprese hanno pagato 10 miliardi in più di euro di quello che hanno ricevuto in cambio in termini di cassa integrazione. Ma allora vorremmo adesso che lo Stato, che ha generato 10 miliardi di euro ora che c'è la crisi, li restituisce, e come hanno proposto quasi tutte le forze dell'opposizione, per questi 2 anni che c'è la crisi prolunga la cassa integrazione di un altro anno, in modo che quando ci sarà la ripresa la gente è ancora dentro il mercato del lavoro. Perché poi è una spirale. La gente esce dal mercato del lavoro, perde reddito, diminuiscono i consumi, le aziende non ripartono, ma come pensano di farlo ripartire questo paese? Non basta Berlusconi che va tutte le sere al TG1 a dire la ripresa è qui dietro l'angolo. Questo è il governo delle menzogne. E come abbiamo sostituito, anche qui, come diceva bene Bettini, la verità con una narrazione fantastica. Loro non risolvono i problemi, vanno in televisione a fare gli spot. E l'immigrazione è proprio l'apoteosi di questa loro incapacità di governare, di questa loro vocazione esclusivamente allo spot. Ma cosa hanno fatto? Hanno fatto 2 cose da quando sono andati al governo. Le ronde, io devo dire che effettivamente ormai non riesco più a girare più il Veneto senza vedere qualche centinaia di leghisti che fanno le ronde, ma non ne hanno fatta una, e ci hanno tenuti per 2 mesi in Parlamento a discutere delle ronde. Questi incompetenti, questi buffoni. Volevano fare la polizia leghista, e quando alla fine del Quirinale gli ha detto che le ronde con le armi non si poteva fare, a quel punto non gliene fregava più niente, hanno provato la legge.